nel 72-73 la Juventus... Prima, 45 punti, 45 reti, media inglese 0. Vince il campionato all'Olimpico contro la Roma. Gran gol di Cucureddu all'87esimo. Mentre il Milan di Nereo Rocco crolla a Verona... 5-3, la fatal Verona. Adesso mi vengono a dire che io mi dovrei vergognare se tutti i giorni timbro il cartellino e mi metto la cravatta. Togliti questa cravatta, va. No, che poi ti dicono anche che sei borghese, che sei un servo del padrone perché lavori, perché ti metti la cravatta. Li vorrei vedere a loro con una famiglia, dei figli. Senti, dimmi la verità. Secondo te, io non devo portare la cravatta? Io ti amo con o senza cravatta. Alla volta buona, Fabio Troiano. Grazie mille. Ma grazie a te, accomodati. Allora, dall'11 gennaio sarai al cinema con Periferic Love, dopo ne parleremo di questo film, sì, che parte, quindi andiamo a vedere film italiani. Finalmente. Anche se questo però è un po' italiano. Sì, un po' svizzero. Vabbè, però, sai, no, vabbè. Sì. Però, ma c'è un bernoccolo qui, Fabio, sì, sei caduto, adoro questa cosa. No, c'è un bernoccolino, però che passerà. Che è successo? Niente. Testa a te. Tipo, sai quando tu apri l'anta della cucina e boom, boom, e sbatti. Allo sportello. Okay. E quindi bernoccolino. Non ti sta male, sei figo anche così, eh? Vabbè, grazie. Prego, prego, Fabio. Non voglio farlo dall'altra parte, se no siamo delle corna, quindi... Proposito di corna, scusa. Che è successo? No, se c'ha delle corna, quindi è una fidanzata. Prima di arrivare... Ma tua suocera com'è? Fantastica. Tua suocera è fantastica? Sì, c'ha una grinta incredibile. Come la mia? Gioco della bottiglia con Fabio. Una grinta, e sulla grinta si potrebbe aprire un capitolo. Ma non parliamo di persone assenti. Allora, cosa è uscito? Lettera. Vabbè, lettera, quindi anche parole. E voglio chiederti, sì, se io ti dico la parola nonno o nonna. Vabbè. Cosa ti ricorda? Mi si illumina qualsiasi un mondo, un universo, perché i miei nonni sono come... Diciamo, sono stati forse i miei primi genitori, perché io quando ero piccolo non stavo benissimo, non niente di... Cioè, non è che stavo... Cioè, avevo l'asma. L'asma. Però vabbè, l'asma è un bambino. Vabbè, però una cosa abbastanza curabile, ecco. E, però c'era bisogno di aria di mare. I miei genitori napoletani, di Gragnano, vicino Castellammare, mare così, però vivevano a Torino. Carmagnola. Carmagnola, la città dei peperoni, la mitica. Beh, conte, il conte di Carmagnola. Sì, ho messo avanti i peperoni anche al conte di Carmagnola. Pensate come... Con buona pace di tutti. Sì, sì, così. E praticamente avevo bisogno di quest'area di mare, quindi sono stato con i miei nonni, per cui... Cioè, tu hai vissuto con i tuoi nonni da piccolo? Sì, i primi anni della mia vita sono stati con i miei nonni, fino a 6 anni, fin quando poi sono ritornato a Carmagnola a scuola. Per cui, per me, quello che un bambino normale più o meno trova nel weekend, sai, quando vanno dal nonno, per me invece io vivevo... la favola dei nonni dalla mattina alla sera, tutti i giorni, e i miei genitori li vedevo nelle vacanze, però non gliene facevo assolutamente una colpa, poi, anche perché comunque da piccolo non è che ti rendi conto, più che altro il sacrificio era per i genitori che stavano senza il figlio. Quindi tu, scusami Fabio, non ti sei mai sentito abbandonato? No, assolutamente no, anzi, con i miei nonni ero altro che abbandonato, con i miei nonni qualsiasi cosa, era come la bacchetta magica, qualsiasi cosa, no, chiedessi ce l'avevo. E i miei genitori quando tornavano, anche loro, quindi ho ricevuto di più di quello che... Sono un bambino viziato. Esattamente, alla fine diciamolo, super diciamolo, viziato. Un bambino viziato, sì, che però, scusate, non è neanche cresciuto così male, perché poi
ritorni a vivere a Carmagnola, vivi con i tuoi genitori, quindi immagino anche proprio la differenza, no, di vita, prima con i nonni e poi i genitori che delle regole te le davano. Sì, 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 assolutamente. Una tragedia al contrario. Una tragedia al contrario, però oramai ero anche abbastanza grande, per cui, cioè grande, oddio, 6 anni, non è che sei grande, però già hai cognizione, capisci, per cui era anche più semplice apprendere delle cose quando non dovevi fare una cosa o delle regole, le capivi meglio perché... era un'età comunque in cui già potevi capire. Il tuo papà che lavoro faceva a Carmagnola? Mio papà lavorava nella classica Fiat. Ah, lavorava alla Fiat. E faceva, però faceva, si occupava dell'impianto delle caldaie, di queste mega caldaie enormi, perché mio papà aveva un patentino. Sarà proprio lui che ti aiuterà a diventare un attore. Ah, perché sì. Perché ti indica un provino. Sì. No, mio papà, sì, in realtà mio papà a un certo punto conosce una signora che ha uno spazio, un teatro. E visto che io ero appassionato di teatro, così, mio papà mi dice: ma perché c'è questa signora che hanno questo teatrino a Moncalieri vicino Carmagnola? Ma perché non vai a vedere, a provare? E quindi io vado in questo teatrino, veramente la classica cosa, sottoscala, tutto scuro, e vado a fare questo incontro, dico vabbè, ma proviamo, e da lì sono partito e da lì sono andato avanti, diciamo. E quando poi sei stato preso a fare la Melevisione, sono Cipigna, stati contenti? Direi a Cipigna. Sì, sì, no, stati contenti, sono stato contento anch'io, perché in realtà stavo facendo la scuola del teatro stabile, e cercavano appunto, facevano i provini per questo programma, vado a fare il provino e dico ma quando mi prenderanno? E invece sei diventato il genio Abu Zazà. E lui il genio Abu Zazà, e noi ce l'abbiamo. Oh, mamma mia. Mi presento, sono il genio Abu Zazà, genio libero e senza padrone, esauditore di desideri. Piacere di conoscerti, genio Abu. Io sono Fatalina. Tu esaudisci i desideri di chiunque? Io posso esaudire i desideri di chi voglio, per questo sono un genio libero. Buongiorno, Tonio. Ciao, genio Abu. Sono venuto qui per chiederti una cortesia. Avevo voglia di fare un bel bagnetto al ruscello, ma non mi va di lasciare il mio vaso incustodito. Posso lasciarlo qui da te per un po'? Che cosa stai facendo di bello? Ho un segnalibro per Fatalina. Fatalina? Buongiorno, incantevole fata. Buongiorno, genio Abu. Fatalina, sbaglio o scorgo sul tuo viso una nuvola nera che tenta di velare la vagliante luce dei tuoi occhi? Incredibile. Ma il maestro Ronconi sapeva che tu fossi il genio Abu Zazà? No, e non lo doveva mai sapere. Il maestro Ronconi non doveva saperlo? No, però vabbè, è stata un'esperienza incredibile, perché comunque proiettato in un programma così, tra l'altro così importante, così, eccolo lì, il grande maestro. Era strepitoso, era veramente strepitoso. E allora rigiriamo ancora la bottiglia. Comunque non eri male come genio Abu Zazà. C'è un pizzetto male. Così. Non eri male. Rigiriamo la nostra bottiglia. Dove finiremo? E andiamo su verità. Eccoci. Su verità. Sì. La verità in questo film non si capisce. Nel senso... Vediamo il film che uscirà appunto, dove tu sei protagonista, l'11 gennaio, sì. E c'è qualcosa da scoprire e vediamo se spoilerà qualcosa oggi Fabio Troiano. Prego. Smettila. Pensi che puoi dire quello che vuoi e fare finta di niente? Non la conosci la situazione. Non può succedere, non con me. E anche se potessimo io non... Non lo so, solo voglio un figlio. Ma guarda come viviamo. Forse tra 2 settimane perdo anche il lavoro. Tu vorresti far crescere tuo figlio così? Ma non abbiamo una lira. Non è questo il problema. Certo, non è questo il problema perché il problema sono io. No. Invece sì. Ma che pensi, che l'altarino, i giocattoli cambieranno le cose?
tra poco diventi italiana e fai come tutte le altre. Perché dice così? Perché tu dici sempre la stessa cosa. Periphery Club dall'11 gennaio, e questa è una storia d'amore molto forte, drammatica, che credo racconti di qualcosa che sta a cuore a moltissime persone, su un tema che è quello della sterilità maschile. Perché della sterilità maschile se ne parla poco. Sì. E quando una coppia non ha figli, subito dire la donna non potrà averli. La statistica ci dice che in realtà spesso la percentuale invece è dovuta alla sterilità maschile. Questo film però tratta questo argomento. Cioè lei è incinta, ma tu sei sterile. Sì, io sono sterile. E di chi è questo figlio? Su questo. Ci andate al cinema e lo scoprirete. Niente, non ci sono riuscita, ragazzi. Mi puoi dire qualche altra cosa su questo personaggio? No, certo, su Giorgio? Sì. Com'è? Giorgio è... Sono una coppia in realtà che già il titolo Peripheric Love penso sia abbastanza esplicito, nel senso che... Per te che lo conosci il film, cioè no, scusa, sì, certo. Te lo dico. No, però loro sono delle persone che vivono in periferia, ma non è solo una periferia geografica, è anche una periferia sociale, una periferia emotiva, vivono ai margini di quella borghesia per cui loro lavorano. E quindi questo è un altro tema molto importante nel film. La precarietà del lavoro, la precarietà delle famiglie. Ci sono tante famiglie purtroppo che faticano ad arrivare a fine mese. E secondo me un film, in specifico questo film, tratta anche questo argomento. Se poi in più ci mettiamo anche la sterilità, che è un altro problema, questa periferia diventa ancor più marginale. E questo film secondo me è molto interessante. Poi l'ho fatto io, quindi è bellissimo. Giusto. Giriamo la bottiglia, andate al cinema a vedere il film dove il protagonista è appunto Fabio Troiano, ma ci sono anche poi anche gli altri attori. Allora, giriamo la bottiglia. Allora, è uscita La Lettera, è uscita Verità. Cosa esce? Bascio non esce? No, segreto. Segreto. Beh, segreto. Non è un segreto che lui da 4 anni ormai è preso. Più di 4 anni. Ah, ti sei fidanzato di nascosto, perché io contavo 4, no, con Eleonora Pedron, Miss Italia, meravigliosa. Ciao Eleonora, ti saluto. Miss Italia nel 2002, lei aveva partecipato a Miss Italia già nel 99 con me. Quando hai detto a casa mi sono fidanzato con Miss Italia, non ci credevano. Cioè? Semplicemente non ci credevano. Tipo il tuo papà? Sì, perché mio papà dice che Miss Italia si mette con te. Quindi no, diciamo che però alla fine sono quasi 5 anni. Tanti, Sì, sì, tanti. Però sono passati velocemente, perché comunque... Come sono stati questi anni? Beh, diciamo che quando stai bene con una persona, alla fine, no? Volano veramente gli anni. E quindi noi siamo sempre in continuo... Cioè, lei è più in continuo movimento. Cioè? Rispetto a me. In che senso? No, nel senso che lei è una che ha voglia sempre di viaggiare, e poi avendo i figli si muove, va, è molto organizzata. Ecco, io in tutto questo assolutamente no. Quindi... Sei il terzo figlio di Eleonora? Esattamente, praticamente sono il figlio grande di Eleonora. Ascoltami. Come capisco Eleonora? Ciao mamma, ciao. Come capisco Eleonora? Quindi, no, però, per esempio, lei è una che adora viaggiare, no? Viaggerebbe perennemente. Ma voi vivete a Monte Carlo insieme? No, io viviamo un po' lì, un po' qui a Roma, un po' a Torino. Ci muoviamo, così almeno no, non lasciamo in fretta. Tracce. Esattamente, non lasciamo tracce. No, però lei è una che ha voglia sempre di viaggiare. Io invece no, sono molto pigro. Quindi quando lei organizza un viaggio, perché è lei che organizza tutto. Stupenda. Il viaggio, l'hotel, l'aereo, qualsiasi cosa, organizza Mitica. Tutto lei. E a un certo punto mi fa, partiamo. E io, no, di nuovo, no. E dove andiamo? E lei dice un posto, io, no, perché? E c'ho proprio l'ansia. E poi invece quando arrivo, la verità è che poi quando arrivo sto bene, dove sto. Capito? Quindi in realtà lei riesce a scavare in me quell'Indiana Jones che in realtà c'è da qualche parte. Beh, tu hai detto una cosa molto bella di Eleonora, la sua è una bellezza oggettiva, Miss Italia, infatti il papà non ci credeva. Esatto. Ha lo sguardo di un lupo, uno sguardo pazzesco, una donna forte, appassionata e
passionale, fa ridere, molto ironica e poi è sempre positiva e sa anche cucinare. Fa un tiramisù spettacolare, è difficile non innamorarsi di una donna così. Assolutamente sì, confermo tutto quello che ho detto. Che carino. E allora, bello vedere un uomo così innamorato, però quando lei dice partiamo, fai la valigia e parti. Sì, sì, basta, però, Fabio, molla. Lo so. Se no, andiamo a vedere il tuo film, no, giovedì. No, va bene. No, partite, andate. Partite. Vedi, Eleonora, basta poco. Aspettando magari Eleonora anche qui alla Volta Buona, io ti ringrazio e ti andrò grazie a vedere. Ma è un film anche per bambini o forse no? Un tema un po' troppo delicato, no, forse vero? Per bambini dai 13 no anni in su. Sì, però andate lo stesso. Certo. Cioè, sì, pagate il biglietto dei bambini, poi i bambini stanno a casa, va lo stesso. È importante. Aiutiamo il cinema. Fabio Troiano, da 60 secondi. Grazie.